Allora, svolgiamo il seguente esercizio. Il testo dice questo: determina per quali valori dei parametri a, b e c la funzione fx uguale a bx quadro meno cx nell'intervallo x minore uguale 1 e a più 1 x meno 3 nell'intervallo x maggiore di 1 verifica le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo meno 3, 2. Dopo aver individuato tali valori, determina i punti che soddisfano il teorema. Quindi ricordiamo che si parla del teorema di Rolle, quindi possiamo sottolineare questo. Ricordiamo che sono tre parametri a, b, c e l'intervallo naturalmente è meno 3, 2. La funzione è una funzione a tratti. Svolgimento: ricordiamo le ipotesi del teorema di Rolle. Si chiede la continuità della funzione in intervallo chiuso e limitato a b, la derivabilità nell'intervallo aperto e che i valori degli estremi dell'intervallo, in questo caso meno 3, 2, siano uguali della funzione. Ricordiamo che l'intervallo AB è l'intervallo chiuso meno 3, 2, quindi noi siamo in questo tratto, meno 3, 2, si esclude questa zona, e nel punto 1 abbiamo il cambio di funzione. Ricordiamo che qui abbiamo una funzione y uguale a bx quadro meno cx, mentre qui abbiamo y uguale ad a più 1x meno b, quindi funzione quadratica, funzione lineare. Verifico la prima ipotesi di continuità nell'intervallo chiuso meno 3, 2. Sappiamo che le funzioni, la prima e la seconda funzione, questa è una parabola, questa è una retta, sono continue nell'intervallo corrispettivo che va da meno 3 a 1, con 1 incluso, e da 1 escluso a 2. Il problema si pone per x uguale a 1. Verifichiamo la continuità nel modo seguente: faremo il limite destro e sinistro utilizzando la funzione bx quadro meno cx per il limite sinistro e a 1 a più 1x meno 3 per quello destro, e verifichiamo che i due limiti siano uguali tra di loro e al valore che la funzione assume nel punto. Nel punto 1 la funzione assume questo valore. Possiamo un attimo incorniciare. Allora, facciamo questa. Quindi la funzione è questa. Ho sostituito al posto di x quadro e di x il valore 1 e quindi assume il valore b meno c. Adesso qui faccio l'operazione di limite per limite sinistro che è uguale a b meno c e limite destro che è uguale a meno 2. Sappiamo che la continuità nel punto 1 richiede che i due limiti siano uguali e oltre a essere uguali tra di loro anche uguali al valore della funzione nel punto. Quindi questa è la prima condizione. Ricordiamo che per poter, diciamo, determinare i parametri a, b, c nella condizione che siano verificate le ipotesi del teorema di Rolle, dobbiamo comunque determinare tre condizioni. La seconda condizione riguarda la seconda ipotesi, che è quella che abbiamo definito di derivabilità. Praticamente, questa è la seconda ipotesi. Diciamo che si chiede che la derivabilità della funzione intervallo aperto meno 3, 2, io qui ho la funzione a tratti. La prima vale per x minore o uguale 1, la seconda per x maggiore di 1. Qui invece ho la funzione derivata, derivo la prima riga, quindi ho 2bx meno c, la seconda è a più 1. Le due funzioni sono derivabili nei rispettivi intervalli, ma dobbiamo verificare la derivabilità in x uguale a 1. Anche qui si dovrà fare. Ricordiamo che in x uguale 1 è continua, quindi questo ci porta anche di conseguenza a fare una verifica di derivabilità. Quindi devo fare in modo che il limite destro sia uguale al limite sinistro e uguale al valore, in questo caso ecco, la funzione diciamo è derivabile in un punto se il limite destro e il limite sinistro delle due derivate sono uguali tra di loro, e ricordiamo in questo caso la derivata nel punto 1 vale naturalmente il valore che si assegna a questa funzione derivata per x uguale a 1, quindi è 2b meno c. E ci accorgiamo questo, che facendo i limiti destra e sinistra otteniamo proprio 2b meno c, imponendo la condizione che debba essere 2b meno c uguale a più 1. Infatti noi abbiamo questo limite a sinistra, questo limite a destra, e imponiamo che i due limiti devono essere uguali. Ricordiamo che questa funzione derivata vale nell'intervallo x minore uguale a 1 e questa vale nell'intervallo appunto x maggiore di 1. E quindi l'altra condizione è la seguente: 2b meno c uguale ad a più 1. Questa è la seconda ipotesi. Adesso verifico la terza ipotesi, che è quella che richiede che gli estremi di intervallo si abbiano valori uguali delle ordinate. Quindi utilizzerò la funzione sinistra imponendo x il valore meno 3,
che ricordiamo l'estremo dell'intervallo sinistro, e la funzione destra, che è questa, imponendo ad x il valore 2. Quindi otterrò due ordinate, e sappiamo che affinché sia verificata la terza ipotesi di Rolle devono essere uguali. Adesso possiamo dire che abbiamo un sistema che è il seguente, lo possiamo inquadrare in questo modo, quindi il sistema è questo, dove nel sistema abbiamo la prima condizione che è questa, che se ricordiamo bene è la condizione di continuità, la seconda di derivabilità, la terza che i valori delle funzioni alle estreme intervallo siano uguali. È un sistema lineare di tre equazioni trencoide che è risolto, ecco qui c'è il metodo di risoluzione, ma l'alunno può seguire qualunque procedimento per risolverlo, porterà alle seguenti soluzioni, che C è meno 43 quinti, più 5, quindi C è meno 18 quinti, A è 43 quinti, B è 3. Quindi questi tre valori dei parametri, sostituiti alle funzioni, diciamo, a tratti di partenza, ci daranno naturalmente i valori effettivi delle funzioni, che possiamo anche rappresentare. E determina i punti x0 che soddisfano le ipotesi di Rolle, e vediamo che qui ricordiamo che l'ultimo quesito del problema richiedeva questo, cioè ci chiedeva di determinare, dopo aver trovato i valori dei tre parametri, i punti che soddisfano il teorema di Rolle. Noi sappiamo che il teorema di Rolle dice che sotto le tre ipotesi si garantiva l'esistenza di almeno un punto in cui si annulla la derivata prima. Noi cosa facciamo? Utilizziamo la funzione derivata, che è questa. E quindi la derivata è questa, ricordiamolo, qui abbiamo derivata sinistra, derivata destra, e chiaramente questo valore non si annulla perché abbiamo visto che ha un valore che corrisponde al 43 quinti, questo si annulla ponendolo uguale a 0. Io farò questo, cioè porrò uguale a 0 questo valore, dando a B il valore ottenuto che corrisponde a 3 e a C meno 18 quinti. Se porrò uguale a 0 la derivata prima, ottengo che questa si annulla per x uguale a meno 3 quinti. Chiaramente ricordiamo che questa è la derivata sinistra, che va nell'intervallo 3, cioè meno 3, 1 incluso, meno 3 quinti, ricade in questo intervallo, quindi posso dire che in quell'intervallo è verificato il teorema di Rolle. Qui rappresentiamo il grafico, è una funzione a tratti, l'intervallo è meno 3, 2, ricordiamo che nel punto 1, o meglio nell'intervallo meno 3, 1, vale questa funzione qui, che è una parabola con cavità verso l'alto, che il cui grafico è 3x quadro più 18 quinti x, quella in blu, dal punto 1 di ascissa, quindi questa è l'ordinata, e il tratto in rosso che è questa retta. E questo è il grafico della funzione a tratti che possiamo costruire dopo aver determinato naturalmente i tre parametri. Inizialmente non conoscevamo i valori dei tre parametri, ma possiamo anche dire che questo punto x0 è il punto che soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Cioè in questo punto abbiamo l'ordinata in cui la derivata prima risulta essere uguale a 0. Fine della video lezione.